Ha presentato al terminale il progetto della Banca Popolare di Prato, non una nuova banca ma una banca nuova, questo è lo slogan del progetto che si propone di fondare in città una nuova banca popolare in grado di far leva sullo sviluppo del territorio pratese e sullo sviluppo della sua comunità. La mission della Banca di Prato parla chiaramente della volontà di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese locali, rifuggendo dai facili guadagni effettuati attraverso la speculazione finanziaria. Presidente del comitato promotore, l'imprenditore Francesco Garbin Guarducci, affiancato dal vicepresidente Gianfranco Ghilardi, che sentiamo ai microfoni di Alessandra Petrelli. Una banca che nasce all'interno della crisi, come ce l'ha descritta la novità in città? Beh, indubbiamente sarà una banca che non si porta dietro quelle che sono le problematiche delle banche attuali, quindi sedi che comunque devono essere particolarmente rappresentative, più sportelli. Noi punteremo molto sui servizi tecnologici, quindi sulla information technology, controllo di gestione abbastanza spinto. Soprattutto non ci portiamo dietro del personale che purtroppo può essere magari talvolta in esubero, visto lo spostamento verso la telematizzazione di tutti i sistemi, quindi banca snella, banca con una particolare attenzione ai costi, banca che non avrà crediti in sofferenza, che ahimè purtroppo in questo periodo sono un freno per lo sviluppo, anche per la gestione delle banche, che non dimentichiamoci, con tutte le problematiche che ci possono essere, sono comunque aziende e devono comunque avere dei risultati positivi. Ovviamente sarà una banca di dimensioni molto ridotte che avrà inizialmente, avendo lo scopo mutualistico, lavorerà in particolar modo con i soci nei primi tempi, per poi svilupparsi tramite relazioni esterne, passaparola e comunque speriamo l'apprezzamento da parte della popolazione dell'attività anche nei confronti di soggetti che non saranno soci e quindi desidereranno portare i loro depositi presso la Banca Popolare di Prato e ci porteremo a essere dei partner nei confronti del sistema imprenditoriale, in particolar modo piccole e medie imprese, start-up d'aziende, giovani imprenditori, professionisti, artigiani, quelli che nello stato attuale sono forse più dimenticati dalle banche di dimensioni di maggiore, di più elevato standing.